Ragazzi, oggi sfatiamo un mito. Il mito del cavallo caldo e difficile. Che cos'è un cavallo caldo? Un cavallo caldo è un cavallo con un temperamento esuberante. Cavallo di sangue, un cavallo molto sensibile. Probabilmente è anche un cavallo molto adatto allo sport di adesso. A cosa deriva il fatto di essere di sangue o no? Probabilmente dall'allevamento. Al giorno d'oggi, viste come sono le gare, si cerca di creare sempre cavalli più veloci, con più scatto da terra e più performanti. Per quanto riguarda la sua facilità o no, quello dipende da altri fattori, trovo. Per certi cavalli, a volte, non basta essere solo sensibili. Dobbiamo essere etologi e psicologi, dobbiamo cercare di capire cosa pensano e metterci nei loro panni per fare l'azione giusta. Altrimenti andiamo a interrompere la comunicazione, a creare paura, reazioni esagerate sia dalla parte del cavallo sia dalla parte del cavaliere. Per cui un cavallo caldo è difficile? No. Un cavallo difficile è un cavallo molto sensibile che probabilmente ha avuto la doma e o un passato in cui non è stato montato nella maniera corretta. È un cavallo che ha paura ed è un cavallo che ha avuto dei problemi comunicativi prima di finire sotto la nostra sella. Ma come faccio a migliorare un cavallo difficile? La cosa più importante è togliere la tensione, creare rilassatezza e rispetto. In questo la doma naturale e il lavoro alla corda sono fantastici. Utilizzare una gestione ragionata del cavallo. Come detto in precedenza, il cavallo non può stare tutto il giorno in box e poi essere montato quella mezz'ora in cui ho tempo, se è un cavallo caldo e difficile, perché quella mezz'ora mi metterà in difficoltà. E specialmente se devo andare in concorso e lunedì il maneggio è chiuso, non scelgo di saltare il martedì. Sceglierò di saltare uno dei giorni successivi in cui il cavallo arriva col lavoro del giorno precedente. E magari chiedo anche al mio istruttore se la mattina potesse girarmelo alla corda per averlo ancora più rilassato. Cerco di essere sensibile, di non arrabbiarmi se qualcosa non va bene, di non utilizzare mai la forza, ma la testa. E per finire, controllo l'alimentazione. Spesso i cavalli caldi tendono ad essere magri o a soffrire di ulcere e quindi noi tendiamo a dargli da mangiare o non darglielo ed averli magri fondamentalmente. E questo è sbagliato. Un cavallo sportivo ha bisogno di certi nutrienti. Certi nutrienti non vuol dire tutti. È inutile continuare ad aumentare il mangime perché il cavallo è magro senza capire quale nutriente manca. È come continuare a mangiare chili e chili di pasta ragù quando in realtà basterebbe mangiare una bistecca col pane. In generale, coi cavalli caldi è questione di sensibilità. E spesso siamo noi a non averne abbastanza per poterli montare. O a non dargliene abbastanza, perché io giro spesso e quindi vedo delle scene in campo prova, persone che montano al telefono, persone che montano con le cuffie. Quello è sbagliato, ragazzi, non va bene. Non è l'equitazione. L'equitazione è una connessione tra di voi e il vostro cavallo. Come faccio a creare una connessione se sono al telefono con la mia fidanzata o con il mio migliore amico? O se ascolto Bob Dylan nelle cuffie? No, non è così, non funziona. Quindi, montando distratto, vado a creare dei problemi comunicativi che possono stressare il mio cavallo caldo. Consiglio di concedere il tempo giusto ai vostri cavalli, anche perché non vi chiedono tanto. Se ci pensate dal momento in cui prendete il trotto al momento in cui scendete di nuovo al passo, passerà sì e no mezz'ora, 40 minuti massimo. E a volte neanche tutti i giorni, per cui concentratevi solo su di loro per quel tempo, perché per voi faranno tutto e di più.